Siamo lodati Gesù e Maria. Allora, cari ragazzi, cerchiamo di semplificarvi un po' la vita, perché oggi le letture sono un po' difficili per voi piccolini, però cerchiamo di semplificarvelo un po', anche per i grandi lo sono, perché oggi ciò di cui parlano le letture, sapete chi sono? Sono le autorità religiose, quindi coloro che da parte del Signore hanno il compito di guidare il suo popolo. Ok, una volta erano gli scribi e farisei, avete sentito nel Vangelo, anche nella prima lettura Dio fa una bella requisitoria contro i cattivi sacerdoti. Oggi sono i sacerdoti, i vescovi, eccetera, no? Quindi le letture sono anzitutto un esame di coscienza per noi, però aiutano anche un pochino voi a capire come comportarsi. Allora, voi lo sapete chi erano gli scribi e farisei? State cominciando al catechismo a vedere un pochino i personaggi del Vangelo, queste cose qui, o ve lo dico io, perché se no non capite bene, no? Perché Gesù ai farisei, lui era sempre molto buono, ma con gli scribi e farisei ogni tanto gli faceva una bella ripassata. Ok? Chi erano gli scribi e farisei? Lo sapete? I grandi lo sanno chi erano questi scribi e questi farisei, perché gli scribi, si dice il nome, no? Gli scribi, era gente che scriveva, non tutti sapevano scrivere, erano persone colte e in particolare sapevano scrivere commenti e commentari alla parola di Dio, quindi erano quelli che oggi, lo dico per i grandi, non so se voi capite questa parola, chiameremmo i teologi, quindi quelli che scrivono i libri o fanno le prediche su Dio. Invece i farisei, sapete chi erano, no? I farisei erano membri appunto di un gruppo che si chiamava dei farisei, che generalmente da lì venivano presi le più alte cariche giudaiche, il sommo sacerdote, i membri del Sinedrio, quelli che hanno condannato Gesù erano quasi tutti farisei. E si dice anche nel parlare comune, no? Tu sei un fariseo. Qual era il problema di farisei? Quello che Gesù ha detto oggi nel Vangelo. Che erano distanti delle leggi. Non solo quello lì. Allora, quelli di cui parlo oggi, farisei, è la classe, ci stavano tre tipi di farisei, di rappresentanti, così non parlano anche i grandi. La classe peggiora non è quella di cui parla oggi Gesù il Vangelo, perché a quelli in un'altra parte del Vangelo, sapete che gli dice? Razza di vipere, Gesù, sepolcri imbiancati, peggio dei peggio. Chi erano questi qui? Si atteggiavano a fare i capi religiosi, però, punto primo, facevano la doppia vita, cioè poi in privato, ecco, sarebbe come se io vi dico, no? Non dovete dire le parolacce, poi venite in piazza e mi sentite dire un sacco di parolacce. Che pensate? Leonardo ha detto non devo dire parolacce, dice lui per primo. Non va bene, no? Ecco, però queste sono. Se io vi dico non dite le parolacce e poi le dico, sono come i farisei del Vangelo di oggi. Avete sentito che cosa dice Gesù? Fate quello che dicono, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono non fanno. Però almeno questi avevano il ritegno che dicevano le cose giuste da parte del Signore, anche se loro non le facevano. Eseguite. La classe peggiore, invece, che è quella profetizzata nella prima lettura, non soltanto non le faceva, ma manco le insegnava. Sarebbe come se vi dicessi, oh, dite le parolacce, non c'è nessun problema, eh. Ditemi. Oppure, guardate che se non pregate mai la mattina e la sera, non fa niente, il Signore capisce. Oppure se ogni tanto vi scappa qualche bestemmia, vabbè, ogni tanto ci scappa. Ma immaginate, pure se non venite a messa la domenica, ma non vi preoccupate, la domenica dopo venite a farvi la comunione senza farvi la confessione. Ecco, se mi doveste sentire dire queste cose, vuol dire che hai visto l'Alzheimer, cioè, d'accordo, o sono diventato un demoniato, o sono diventato. Però c'erano quelli che facevano così, questi sono la rovina dei popoli, capite? Se io vi dovessi venire a dire, potete dire le parolacce, voi le potreste dire? No. Cioè, quando voi andate innanzi al nostro Signore, dice, ma Donato, non te lo posso dire? Le dice lui, che vi direbbe il nostro Signore? Vediamo un po', così capite.
Tutto tranquillo? Mi direbbe, vabbè, me l'ha detto Don Leonardo, quindi non ci avete colpa? O ci avreste colpa lo stesso? Ci avreste colpa lo stesso, questo vale anche per i grandi, lo dicevo anche prima. Perché non è che se c'è sta qualche ministro che ha perso la ragione o l'ha voluta perdere, noi siamo autorizzati a andargli dietro. Questo è il messaggio di oggi, fondamentale. Quindi non bisogna ascoltarlo e non bisogna seguirlo. Però c'è un'altra cosa, l'ultima che vi dico e poi chiudiamo. Quando siamo dinanzi a un ministro di Dio, noi dobbiamo rispettarlo anche se non fosse coerente? Dobbiamo dargli il rispetto e l'onore in quanto ministro di Dio? Sì o no? Sì. Lo sapete San Francesco? Sapete che ai tempi di San Francesco c'erano certi preti che, meglio che non ve lo dico quello che facevano perché siete troppo piccoli, e San Francesco non voleva sentirle queste cose, perché quando vedeva un prete, sapete che faceva? Chinava la testa, gli prendeva la mano e gli baciava le mani. E addirittura quando arrivava un prete a cavallo, sapete che faceva? Si inginocchiava, alzava lo zoccolo del cavallo e baciava lo zoccolo del cavallo, perché quello portava il prete sopra. Allora gli dicevano, diceva, San Francesco, ma tu lo sai chi è questo? Sì, questo è un prete, ma questo è proprio un prete indegno, fa un sacco di guai. Sapete che rispondeva? Se fa un sacco di guai, lo giudicherà nostro Signore e lo sbatterà dritto dritto all'inferno, perché così è. Io non ne voglio sapere niente. È un prete, sale sull'altare, consacra, per me basta e avanza. Il resto se lo vede nostro Signore. Allora ragazzi, voi dovete imparare un po', adesso vi devo dire qualche cosa anche davanti ai genitori, perché dovete imparare un po', a prescindere da qui ci sia Don Leonardo, Don Giuseppe, Don Pasquale, Don Nicola o Don Paolino, non fa niente, però mi sembra che qui dobbiamo imparare un po' più di rispetto nei confronti dei ministri sacri, perché il 31 di ottobre sono successe delle cose che era meglio che non succedevano. Giusto? Don Leonardo, Don Leonardo, non siete scherzetto, ci ho fatto una predica domenica scorsa, ve l'ho detto anche al catechismo, non è una cosa da farsi. Che cosa pensate di fare? Di fare i gradassi davanti a me facendo una cosa che vi fa del male? Chi ha fatto il 31 d'ottobre si è fatto del male, e io non parlo a vanvera, io parlo di cose che so, io parlo che ci sono andato sul giornale. Capisci, l'ho ancora a casa al giornale, ci sono andato in televisione, l'ho studiato queste cose qui. So vita, morte e miracoli di quello che succede. Se vi dico una cosa, ve lo dico nel vostro bene. È una bella cosa, Don Leonardo, faccio finta di non sentire, Don Leonardo non c'è lo scherzetto, oppure le citofonate a casa. Voi dovete sapere che io c'ho un video citofono, è tutto registrato. Qualcuno di voi che sta qui presente ha citofonato a casa dicendo che non c'è lo scherzetto. Io sono le registrazioni, perché c'è il video citofono collegato in rete, è tutto registrato. Avevo fatti i colpi, suonavano e poi scappavano. Io basta che fermo l'immagine e vedo chi è. E potrei farlo anche vedere a papà e mamma. Vi sembrano delle cose intelligenti da fare? Rispettose nei confronti del sacerdote? Papà e mamma, sappiate che queste cose sono successe. State attenti, ai figli va insegnato il rispetto dei genitori, del sacerdote e dell'autorità. Perché se non rispettano i genitori e le autorità, un domani, quando saranno la moglie o il marito, se li metteranno sotto i piedi. Mia mamma mi diceva sempre queste cose. Tu potresti anche non volermi bene, mia mamma era molto severa, Io ringrazio Dio che era severa, se no sarei diventato un delinquente. E mi diceva, tu potresti anche non volermi bene, ma il rispetto lo esigo, perché io sono tua madre. La stessa cosa vale per voi, Potresti anche non volermi bene, potrei anche non piacermi come parroco, ma dovete imparare il rispetto. Per questo, o per quando l'estate, cominciate a fare baldoria e macello davanti alla chiesa, che ho detto che non si deve fare, specialmente quando stanno le ultime funzioni, perché questo è un luogo sacro. Voi sapete che il sindaco mi ha detto
che stanno iniziando i lavori di ristrutturazione del complesso sotto il cimitero. Lo sapevate, sono state stanziate 70.000 euro. Gliel'ho chiesto io tante volte, perché lo so che non ci sono spazi per i ragazzi qui a Sermoneta. Abbiamo provato a aprire il oratorio quest'estate, è meglio che ci mettiamo un velo pietoso le cose non belle che sono successe per cui si è dovuto chiudere, ok? Però, ragazzi, il rispetto verso papà e mamma e verso l'autorità lo dovete avere, anche se non fossero santi. Io santo non ci sono, però posso dire in coscienza davanti a tutti che ci provo, lo dico, non lo sono, ma ci provo, ok? Ma se anche non ci provassi, questo non autorizza mai una mancanza di rispetto, perché le autorità, sia i genitori dentro casa e il sacerdote in parrocchia, rappresentano Dio, capite? E Dio vuole che siano rispettati, ok? Tutto chiaro? E papà e mamma, se mi posso permettere, a voi sicuramente non succede, ma io qualche volta ho visto delle scenette di un figlio che si rivolge alla mamma dicendogli stupida, oppure al padre, zitto che non capisci niente. Se voi non fate niente, il nostro Signore vi chiederà conto a voi di questa cosa qui, perché non si può far passare un comportamento del genere. Un figlio non si deve permettere di rivolgersi in questo modo, per nessun motivo. Mia mamma c'aveva un top spin, io quando ero piccolo uscì Borg, io giocavo a tennis, Borg era un grande tennista, si inventò il top spin, no? Mia mamma c'aveva un rovescio in top spin, con belli anelli di cristallo, che bello, pum! Se io avessi detto a mia madre, stai zitta che non capisci niente, ma arrivava un rovescio in top spin, che il dentista di famiglia avrebbe dovuto poi fare qualche lavoretto, insomma, per sistemare gli effetti del rovescio in top spin di mamma. Forse è un po' troppo quello lì, però non si possono tollerare alcuni atteggiamenti rimanendo zitti. Io queste cose oggi le ho fatte notare, perché il fatto di non intervenire in diretta non vuol dire essere stupidi o avallare, perché se uno lascia fare e non dice, sta approvando quel comportamento. E noi certi comportamenti non possiamo né approvarli né autorizzarli, perché se no dalla colpa del destinatario, quindi del piccolo, noi diventiamo complici e siamo cattivi educatori. Ok? Non si possono far passare certi atteggiamenti nei confronti dei figli, perché i figli devono essere educati. Le cose si spiegano, ma se non ci arrivano ogni tanto, non dico il top spin di mia madre, però una settimana senza computer, vedete che dopo prima di dire sta zitto che non capisci niente, ci pensano quattro volte. Tanto per, o senza PlayStation o telefonia, eccetera, stanno di cose non violente, d'accordo? Per far capire che tu, oltre certi limiti, non ti devi muovere, se no poi mi trovi e io lo faccio perché ti devo educare. Siamo nella di Gesù e Maria.